Benvenuto nel canale Sports Today con le ultime notizie come l'Inter va a caccia del post Dumfries. L'olandese è destinato a dire addio in estate e Marotta prova ora a garantire il giusto rinforzo a Inzaghi. Tutti i dettagli. Arrivato all'Inter nell'estate del 2021, Denzel Dumfries non ha davvero mai convinto del tutto. C'è voluto qualche mese di tempo per far sì che si adattasse al nostro campionato. Con Darmian che, proprio in quell'epoca, gli soffiò temporaneamente il posto di titolare. A distanza di quest'ultimo anno e mezzo, però, il Jolly Made in Italy, che martedì sera ha regalato all'Inter il pass per la semifinale di Coppa Italia, si è messo in tasca di nuovo lo stesso Dumfries. L'olandese infatti, una volta di rientro dal mondiale, non ha convinto palesando problemi di natura fisica. Dopo la pessima prestazione offerta contro il Monza, Inzaghi lo ha relegato in panchina facendolo giocare titolare solo in Coppa Italia col Parma, sabato scorso a Cremona e 3 giorni fa con l'Atalanta. A prescindere da questo, però, l'ex PSV resta, ad oggi, l'indiziato numero uno a poter lasciare Milano entro la prossima estate, coi nerazzurri che continuano ad interrogarsi, tuttora, sul suo potenziale erede. Diversi i nomi finiti sul tavolo della beneamata, tra cui potrebbe anche rientrare, eventualmente, quello di Manuel Lazzari. Calciomercato Inter, spunta fuori l'idea Lazzari per i nerazzurri. Ecco come stanno davvero le cose. Qualora Simone Inzaghi dovesse restare alla guida dell'Inter, anche, nel prossimo anno, i nerazzurri potrebbero, a quel punto pensare di tornare a caccia di Manuel Lazzari. Maurizio Sarri ha, non a caso, fatto un buonissimo lavoro con lui adattandolo lì nei 4 di difesa, anche se il suo ruolo naturale resta, indubbiamente quello di quinto a tutta fascia. Una volta giunti a questo punto, dunque, dal momento che la Lazio è, abbastanza, coperta sulle corsie visto che a Marusic è appena preso Pellegrini, l'Inter potrebbe, come appena preannunciato, finire per fare più di un semplice pensierino su Lazzari, in ottica del post Dumfries, chiaramente. Tutto questo, però, qualora l'ex Juve dovesse essere riscattato dai biancocelesti, in quanto è approdato nella capitale sulla base di un prestito con diritto di riscatto, fissato a 15 milioni di euro. Come già risaputo, però, la Lazio è bottega cara. Con Lotito che potrebbe finire per chiedere almeno 25 milioni di euro per il giocatore, oltre al fatto che ha da poco rinnovato fino a giugno 2027. Restando sempre sul fronte Lazio invece, col presidente degli Aquilotti, si parlerà anche di Francesco Acerbi. Il desiderio dell'Inter è, per l'appunto, quello di riconfermarlo, anche se tramite un nuovo prestito. Il riscatto fissato a 4 milioni di euro resta infatti impossibile, ma di questo se ne parlerà più in là. Qual è l'altra novità che emerge? Poi, ve la sveliamo subito. Nonostante l'ex SPAL piaccia moltissimo a Simone Inzaghi, il quale lo conosce benissimo, la volontà dell'Inter potrebbe essere, al tempo stesso, quella di puntare su un profilo un po' più giovane, coi nomi di Singo del Torino e Buchanan del club Brugge che allettano moltissimo l'intera dirigenza nerazzurra. Bellinazzo a TV Play. Perdite abnormi quelle di Gian. Questa situazione non può prolungarsi. Il noto giornalista Marco Bellinazzo ha parlato ai microfoni di Calciomercato. It in onda su TV Play, dove ha espresso il proprio parere in merito alla situazione riguardante Steven Jiang e tutta l'Inter. Sappiamo benissimo quanta attenzione ci sia sulla situazione di Jiang e quella di tutto il club. Questa cosa, però, non può essere prolungata ancor di più. Il rischio è quello di perdere tanto altro terreno rispetto ai competitor. Non penso proprio che una decisione da parte di Suning possa essere ritardata ancora per molto. Egli stesso ha annunciato perdite da 1,6 miliardi, certo, un po' più contenute rispetto all'anno precedente, dove erano di 5 miliardi, ma è ancora un'enormità. Non credo che si arriverà al turnaround, ovvero ad una svolta in positivo, almeno questo trapela dai documenti rilasciati. Bisognerà capire, dunque, per quanto altro tempo vorranno investire nel mondo del calcio nei prossimi anni. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie.
Ciao e ci vediamo nei prossimi video.